È nato il decreto Carige. Dopo il commissariamento da parte della BCE, nella giornata di lunedì il governo è intervenuto con due misure di rilievo. Da un lato la garanzia di Stato sulle emissioni dei nuovi bond della banca e la possibilità di una ricapitalizzazione a carico del Tesoro. Quest'ultima considerata un'estrema ratio che consiste, si legge nel provvedimento, nella possibilità di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che prevedono la concessione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della garanzia dello Stato su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia. Un provvedimento preso sotto lo sguardo attento delle istituzioni europee. Il portavoce di Juncker martedì ha detto che è stata presa nota dell'adozione, aggiungendo che la Commissione è pronta a discutere con le autorità italiane della disponibilità nel quadro di strumenti europei. Per la Banca Ligure l'anno si è aperto con l'amministrazione straordinaria dell'istituto decisa dalla Banca Centrale Europea dopo il fallimento dell'aumento di capitale da 400 milioni e dopo le dimissioni di 6 consiglieri, alle quali è seguita la nomina di un comitato di sorveglianza composto da 3 membri. Intervento accolto favorevolmente dalla Commissione, trattandosi di uno degli strumenti a disposizione forniti dall'Unione Bancaria. Un portavoce ha ricordato l'importanza di tutelare il più possibile i contribuenti.